Ok, salve, eccoci di nuovo, finalmente siamo riusciti a fare la nostra seconda intervista. A causa di problemi tecnici, abbiamo deciso di skippare lo streaming, ma manterremo comunque la struttura live della nostra intervista. Io sono di nuovo Paco, di New International APS, e l'ospite della conversazione di oggi sarà Livia Caputo, che è la responsabile tecnica e tecnico luci del Teatro Tor Bella Monaca di Roma. E siamo veramente contenti che abbia deciso di darci un po' del suo tempo. E per non perdere tempo, che penso sia molto impegnata, e quindi dobbiamo essere scaltri e veloci, adesso ci colleghiamo subito con Livia e iniziamo questa nostra piccola conversazione. Livia. Ciao Paco, ciao a tutti e grazie per avermi chiamato. Ciao, grazie mille veramente di essere qui. E so che sei molto impegnata, ma cercheremo di essere veloci. Ti Per quanto ringrazio. poi questo coronavirus ci impegni, diciamo. Sì, certo. Esatto. Allora, velocemente partendo, io ti vorrei chiedere innanzitutto come stai? Come va? Beh, come sto? Come credo siano un po' tutti in questo momento chiusa in casa da una quarantina di giorni. E, diciamo che in questo momento ed oggi sono in una fase quasi di abitudine. Quindi è passata la fase quella peggiore, che è quella della smania, del oddio che succede, la paura. Del futuro, la paura del virus, la paura per la famiglia, e quindi adesso, come un essere vivente normale, mi abituo alle nuove condizioni di vita e quindi sto semplicemente. Capisco, capisco benissimo. Capisco, anch'io sto tanto, tanto tanto. Allora, ti volevo chiedere, puoi spiegarci, puoi descriverci qual è il tuo campo d'azione, di cosa ti occupi, anche di cosa ti occupavi prima del lockdown? Sì, dunque, io sono il responsabile tecnico del Teatro Tor Bella Monaca di Roma. Il Teatro Tor Bella Monaca è un teatro comunale che fa parte del circuito teatri di Roma. È nato come un teatro di cintura, veniva chiamato prima, insieme al Teatro India, al Quarticciolo, Bidino Corsini. Erano i teatri che cingevano le mura della città, ecco. Nati in zone periferiche, na sono nati come progetto anche di decentralizzazione della cultura. Che cosa succede? Facciamo tutti capo al Teatro di Roma, quindi al Teatro Argentina, che il Teatro di Roma mette a bando questi teatri più o meno ogni 2 o 3 anni e stanzia dei soldi per la gestione e sono ormai, oddio, dal 2013 che con l'associazione Seven Cults io faccio parte, insomma, di questo teatro, perché è da lì che abbiamo vinto questo bando di gestione. Quest'anno è stata la terza, quarta volta, ora non ricordo nemmeno più. All'interno di questo teatro io sono il responsabile tecnico, quindi mi occupo di curare tutta la parte tecnica, quindi di ricevere gli artisti, le schede tecniche, di entrare in contatto con gli tecnici delle compagnie, di organizzare, fare montaggi, smontaggi, organizzare i turni di lavoro, curare la parte anche relativa alla sicurezza. E questo è quanto, diciamo, questo è quello di cui mi occupo realmente. Poi sono come mansione specifica, diciamo, io sono un tecnico luci e mi capita spesso, oltre che curare, insomma, la parte tecnica al teatro di Tor Bella Monaca, di viaggiare in tournée o piccole tournée. Perché il lavoro come responsabile tecnico mi prende piuttosto gran parte del tempo, e di viaggiare con le tournée come tecnico. Quindi, insomma, mi occupo dei montaggi e poi la console durante lo spettacolo. Questo è il mio lavoro. Meraviglioso. Posso farti una domanda così a bruciapelo? Sì.
Ma questo tuo ruolo, comunque di responsabile tecnico, ci sono molte donne che occupano questa posizione? No, almeno qui in Italia no. E non ci sono molte donne che occupano la posizione nemmeno come tecnico luci, diciamo, no? E ancora meno come responsabile tecnico, però adesso piano piano stiamo diventando sempre di più. È sicuramente, sì, è un mondo soprattutto di pertinenza maschile, però insomma siamo sempre di più ed è sempre più ben accetta la figura della donna, insomma, in questo ambiente. Non è sempre semplicissimo, però insomma, messi in atto due o tre strategie è abbastanza semplice. Esatto, no, è Sicuramente. veramente interessante che ci sia appunto. Siamo giunti al livello in cui anche una donna può svolgere questa, come hai detto tu, questa professione un po' dominata dagli uomini e quindi anche da una certa In realtà. parte sì, però sì, posso dire che sicuramente io che vengo sempre dal teatro, prima di questo insomma sono stata attrice, organizzatrice, bla bla bla, e ci tengo a dire che effettivamente l'ambiente dei tecnici per me è quello che più preferisco, perché è quasi sempre un ambiente di collaborazione. Sono quelli che stanno più insieme più tempo, più degli attori. Si fanno montaggi di 10, 11, 12 ore, si è stanchi, si condivide stanchezza, sudore, quasi sempre l'atmosfera di lavoro è positiva, anche perché se non lo fosse sarebbe un incubo, dato tutto quel tempo che trascorre insieme. Quindi è un ambiente che mi piace, c'è sempre, non so, questa atmosfera di festa, no? Come se stai per allestire una festa. E anche la malinconia dello smontaggio ne fa parte. Quindi no, è bello, è un lavoro che mi piace, sicuramente. Fantastico. E allora vorrei chiederti, ma quindi adesso parlando ad esempio del Teatro di Roma o delle altre realtà di cui fai parte, come si sta reagendo all'attuale situazione? Come si stanno portando avanti i progetti aperti e diciamo le relazioni anche tra i vari enti? Ma di questo in realtà tra tutti gli enti di questo circuito io non lo so perché di questo se ne occupa soprattutto il direttore del teatro. Certo, quello che è successo, insomma, è che prima di tutto siamo fermi, siamo tutti fermi, è tutto chiuso e purtroppo ci sono terribili previsioni di riapertura nella scaletta prevista, no? Nelle varie riaperture, dei vari esercizi commerciali o delle varie attività, il teatro, i concerti, tutto lo spettacolo dal vivo, come ben saprai anche tu, è all'ultimo posto, insieme alle discoteche, pare. Quindi la reazione, cioè in questo momento si sta cercando di capire che cosa fare, come muoversi, non ci sono ancora state date delle direttive a livello governativo e nazionale, quindi ancor meno comunali, ecco, in relazione al circuito. Quindi a parte quella di stare chiusi in questo momento, non si sa niente di quello accadrà. Le attività che tutti i teatri, bene o male, hanno cercato di mettere in campo sono alcuni, il lavoro in streaming, il digitalizzare spettacoli, letture, però ecco, chiaramente è una cosa che in teatro è un po' complicata. Cioè, il teatro ha come, insomma, ben si sa, lo spettacolo dal vivo ha come condizio sine qua non il qui e ora e la relazione, la convivenza sia nel pubblico, insomma, tra gli sconosciuti, no? Si siedi accanto ad uno spettatore, in scena c'è un attore, un musicista, intorno ci sono tecnici, quindi è molto complicato.
molto complicato in questo momento. Quello che riceviamo a livello nazionale è governativo, ecco, non ci sono state delle risposte molto precise, anzi sembriamo quasi un settore un po' assente ci si chiama spesso, magari vedi nei programmi televisivi o nelle cose, ok, adesso arriva il musicista che ci canta questa bella canzoncina che ci tira un po' su, e poi non è che si va molto oltre, molto difficilmente si parla di questo settore come un settore che è come un'industria, no? Come un settore pieno di figure lavorative. Dietro i lavoratori poi ci sono le famiglie, molto poco, no? C'è sempre più verso l'intrattenimento, lo svago, però come in tanti hanno sottolineato in questi giorni, in questo momento di lockdown, se non ci fosse stato proprio questo svago, se non ci fossero stati libri, concerti, la musica, il teatro e i film, non credo che saremmo sopravvissuti, no? Quindi quello che si sta un po' facendo, è proprio questo, di riuscire a far emergere proprio questo, in Italia, e che questo è un lavoro. Di farlo riconoscere come un lavoro vero e proprio, che porta avanti tante economie. Questo. Nello specifico, se vuoi, ti dico che sostanzialmente sto seguendo migliaia di tavoli, sia nazionali che regionali, a Roma, dove sono tavoli di discussione di lavoratori, dello spettacolo. Segnalo alcune pagine Facebook e iniziative interessantissime, la prima della quale faccio parte, che è Autoorganizzati, lavoratori e lavoratrici dello spettacolo di Roma, poi c'è Professionisti e Professioniste dello spettacolo, Emergenza Continua, che è quella nazionale. Sono state fatte tantissime iniziative, Esisto Anch'io, Non Siamo Inutili. A queste iniziative hanno partecipato sia lavoratori che grandi artisti, grandi artisti noti, ecco, volevo dire, soprattutto. E insomma, si sta tutti in nome della stessa cosa. Esistiamo, lavoriamo anche noi, che si faccia qualcosa, che si trovi delle risposte anche per noi, insomma. In questo momento, forse la cosa bella che sta producendo questa cosa è che finalmente sta creando questa aggregazione. Ok, quindi paradossalmente c'è questo lato positivo che finalmente i diversi enti, le diverse realtà, le diverse piccole realtà magari riescono a mettersi più in contatto proprio per necessità di sopravvivere, forse. Sì, forse sì. Cioè, indubbiamente questa cosa, cioè, come si dice in tanti, cioè, c'era qualcosa che non andava pure prima del lockdown, questo è chiaro. Quindi se vogliamo guardare ma più che il lato positivo, secondo me, al lato pratico, fattivo, cioè quello che sta accadendo, è chiaro che l'unica cosa possibile in questo momento è un'azione collettiva, fare gruppo. Sì, forse questo potrebbe essere l'unica cosa positiva legata, insomma, a questa situazione, che di positivo ha ben poco, cioè, ha ben poco, a Sì. partire dai morti che ci sono stati, e qui in Italia sono stati altissimi, se consideriamo che i morti che ci sono stati e soprattutto non è stato possibile compiangerli. Questa è una cosa terribile. La solidarietà è l'unica via. Questo. Scusate se sono Assolutamente. così magari netta, però secondo me non c'è questione di essere positivi o negativi, è di essere reattivi. Ecco, questa forse è la definizione. Di reagire a qualcosa. Reattivi o non reattivi? Non positivi o negativi, cioè o reagisci o non reagisci. Però che la cosa sia negativa ci sia poco da Sì, discutere. assolutamente, assolutamente. E quindi, scusami, adesso quindi mi viene da chiedere, ma a livello istituzionale è stato sviluppato un supporto,
un aiuto anche economico al mondo, cioè ai lavoratori dello spettacolo in questo senso. Sì, non nello specifico, è stato fatto un decreto e siamo stati accorpati a tutti gli altri lavoratori. In questo decreto, a seconda del tipo di contratto, della tua posizione, no? Fiscale, lavorativa, avevi accesso a degli ammortizzatori sociali. Io, per esempio, ho un contratto a tempo indeterminato, fortunatamente, stavolta sono tra i pochi, tra quelli più fortunati, diciamo, del mio settore. Tra l'altro, i contratti a tempo indeterminato, nel teatro sono rarissimi. Grazie a questo contratto, ho accesso alla cassa integrazione in deroga. Questo fino al prossimo decreto, che spero ci sarà a giorni, perché fino al 9 maggio poi ci sono stati praticamente per le partite IVA un bonus di 600 euro, però ecco, per i lavoratori dello spettacolo è un po' complicato perché, come tu ben sai, la nostra non è proprio una situazione contrattuale facile da definire, cioè, quindi si tratta di... Per l'appunto, se non hai un contratto definito, come il mio, chiaramente devi dimostrare di aver fatto un tot di giornate nei mesi precedenti, c'è tutta la situazione degli intermittenti, ecco, è una cosa abbastanza complicata. Io spero che il governo nel prossimo decreto, per questo ci stiamo battendo, si renderà conto di questa cosa, che quindi molti sono stati tagliati fuori da questa situazione. E questo significa la povertà in questo momento. Esatto, e questo Cioè, ti non avete volevo. problemi a fare spesa e a pagare affitto e quant'altro. Quindi è una problematica abbastanza seria. No, dicevo, prima hai nominato comunque che fai parte di organizzazioni di lavoratori dello spettacolo. Magari ci puoi dire qualcosa di più su cosa state lavorando, su cosa vi state battendo, come vi Sì, state nello specifico organizzando? questa organizzazione alla quale faccio parte include tutti i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori dello spettacolo di Roma e provincia, dove per lavoratori dello spettacolo si intende tutti i settori, dagli artisti, gli attori, danzatori, i facchini, i tecnici, le maschere, il botteghino, gli operatori, gli artisti di strada, bla bla. Siamo auto-organizzati, quindi non ci sono rappresentanti e le decisioni vengono prese in assemblea, che in questo momento chiaramente vengono fatte tramite Zoom, ovviamente. In un primo momento quello che abbiamo fatto sostanzialmente è stato riuscire a capire come. Cioè, abbiamo condiviso tutte le informazioni possibili anche attraverso consultandoci con avvocati, sindacati, per capire come era possibile per noi accedere a questi ammortizzatori sociali. Quindi la prima cosa è stata questa, cioè, partire da lì e dire ok, perfetto, adesso come facciamo? Chi ha diritto a questo, alla cassa integrazione, chi ha diritto al bonus, bla bla bla. Quindi è tutto partito da lì. E poi quello che si sta tentando di fare adesso è invece portare avanti chiaramente questa campagna di informazione, di censimento, no? Per capire chi siamo, quanti siamo, e poi far sì che insomma ci sia anche una continuità con il dopo Covid, quindi riparlare di contratti di lavoro nazionali, della situazione di intermittenti, di sicurezza, bla 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 bla. Questo è. E com'è possibile contattarvi, se magari qualche lavoratore dello spettacolo ancora non vi conosce e vuole entrare in contatto con voi? Magari può tornare utile a tutti, no? Magari Sulla magari pagina possiamo lasciare un Facebook. bel link dopo, così. Certo, sì, dopo ti invio i link, assolutamente. Sì, ti Fantastico. ringrazio. Sì, sia di quello di Roma che quella nazionale. Sì, penso sia importante, Assolutamente. magari tante volte a qualcuno è scappata. Certo. E Livia. Penso che abbiamo usato il tempo che avevamo. Io ti voglio fare solo un'ultima domanda, Sì. un po' così. E se avessi una bacchetta magica?
faresti? Allora, se avessi una bacchetta magica, due cose. Una, quella più pratica e anche se vuoi meno coraggiosa. Puff, eliminerei totalmente questo Covid e tornerei indietro. Questa è quella là, un po' più, insomma, pavida. Invece, quella un po' più coraggiosa sarebbe sì. Ridistruggere tutto e ricreare un mondo basato su altre cose, su altre priorità, il senso di comunità, il rispetto per l'ambiente e soprattutto un mondo meno nevrotico, dove si ha spazio per tutto, no? Per coltivare i propri interessi, per condividere quello che si ha, quel poco che si ha. Questo sicuramente, cioè il sogno sarebbe questo, che da questo Covid, dalla distruzione rinasca un nuovo mondo. Ecco, questa sarebbe la cosa più bella, sicuramente. Va bene, io ti ringrazio, ti Grazie ringrazio veramente del tuo a te, grazie tempo a tutti. e sicuramente ci risentiremo, dopo aggiungeremo i link che hai nominato, così cercheremo di dare una mano a più persone possibile e sicuramente speriamo a breve di poter avere un'altra intervista ancora e cercare di avere più punti di vista possibile. Sulle varie realtà, come si stanno organizzando durante e dopo l'emergenza Covid. E vi ringrazio, grazie a tutti, grazie a Livia e ci vediamo alla prossima. Grazie.